Iscrivetevi alla soffitta di Pippo, ci sono le donne nude. Che cosa c'è sulla soffitta di Pippo? Ti ricordi? Erano i primi anni 90. Tornavi da scuola e, buttato lo zaino in un angolo, accendevi la TV su Italia 1, impaziente di godere di quelle visioni che Dante scansati proprio, che se non hai mai visto Pamela Anderson che esce dall'acqua, non l'hai mai visto il paradiso. E lo sguardo andava su e giù, ipnotizzato al ritmo delle onde del mare. Che cosa avete capito? Era il momento in cui andava in onda Baywatch con la bellissima Pamela Anderson. Sì, vabbè, c'erano anche altri attori come il tipo che faceva Supercar, ma sti cazzi, c'era Pamela Anderson. Sinceramente non ho mai capito nemmeno granché delle trame. Ma sti cazzi, c'era Pamela Anderson. Pamela Anderson, la bagnina che molti vorrebbero incontrare in spiaggia con la sua perturbante fisicità e la sua bellezza, un'icona intramontabile di sensualità. Pamela Anderson nasce il 1 luglio del 1967 a Ladysmith, in un piccolo paese di provincia, nella British Columbia, da una famiglia di umili origini. Il padre è un operaio, la madre una cameriera. Pamela ha origini scandinave da parte di padre e russe da parte di madre. Interessata fin da giovanissima allo sport e al fitness, acquisisce un fisico perfetto e nel 1985 si trasferisce a Vancouver, dove diventa istruttrice in una palestra. Nell'estate del 1989, insieme ad alcuni amici, si reca allo stadio per supportare la squadra di football, i BC Lions. Inquadrata per un attimo sui megaschermi dello stadio, solleva ruggiti di ammirazione da parte dell'enorme folla di tifosi. È sufficiente questo quarto d'ora di celebrità per lanciarla nel dorato mondo dei media. La ventunenne viene subito contattata da Playboy, che la ritrae, con ben poco da nascondere, sulla copertina di ottobre. Pamela decide così di diventare una modella a tempo pieno. Si trasferisce a Los Angeles, si fa impiantare delle protesi al seno che aumentano l'imponenza della sua già prorompente fisicità e compare su Playboy diverse volte negli anni successivi. Ma tante, tante volte, forse la modella che ha avuto più copertine su Playboy. La bionda Pamela, negli anni 90, alla ricerca di ulteriore celebrità, comincia a cercare lavoro in televisione, ottenendo una piccola parte nella non memorabile sitcom Quell'uragano di papà del 1991. Anche in una parte di contorno, Pamela trova comunque il modo di spiccare e nel 1992 viene selezionata, grazie al fisico perfetto, per il cast di Baywatch, dove reciterà fino al 1997. Il telefilm, come molti ricorderanno, ricostruiva la vita e le imprese di un gruppo di bagnini, capitanati dal coraggioso David Hasselhoff. Baywatch è un successo internazionale e lancia particolarmente il personaggio dell'Anderson nello star system mondiale, concedendole un immediato status di sex symbol generazionale. Cercando di sfruttare il successo di Baywatch, l'attrice cerca il salto sul grande schermo, apparendo senza troppo successo in film come Il poliziesco Soli contro il crimine del 1994 e nel fantascientifico Barbed Wire del 1996. Tra il 1998 e il 2001, accantonati i progetti cinematografici, l'Anderson si rilancia in TV con VIP, una serie comedy action che ha un buon successo di pubblico, sfruttando con ironia le qualità camp del personaggio dell'attrice. Ma nell'immaginario collettivo, Pamela rimane sempre l'eterna bagnina, simbolo di sensualità, e nel 2003 partecipa alla reunion di Baywatch intitolata Matrimonio ad Hawaii, mentre nel 2004 appare nuda su Playboy, GQ e sul mensile americano Stuff. Nel 2005 cerca di rientrare in TV con la sitcom Stacked, ma la serie venne cancellata subito dopo. Negli ultimi anni Pamela è poco attiva, partecipa a programmi televisivi e a reality show americani. Nel 2006 appare in un divertente cameo in Borat, al fianco dello scatenato Sacha Baron Cohen.
Piccolo pettegolezzo, si dice sia stato proprio questo film la causa del suo divorzio con il musicista Kid Rock. Nel 2008 torna poi sul grande schermo con il parodistico Super Hero, il più dotato dei supereroi, in cui veste i panni della donna invisibile. L'anno successivo recita nella commedia di scarso successo Costa Rican Summer, dove interpreta il ruolo di se stessa. Sempre nel 2009 è sul set di Hollywood & Wine, dove veste i panni di un'aspirante attrice costantemente rifiutata dal mondo dello spettacolo. Nonostante però questa relativa assenza delle scene, Pamela Anderson rimane comunque per molti il simbolo dell'erotismo degli anni 90. Nel 2017 la bella Pamela è presente con un cameo in Baywatch di Seth Gordon, trasposizione cinematografica dell'omonima serie che l'ha resa celebre. Se questo video ti è piaciuto, mi raccomando, lasciami un like e condividi. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere sempre aggiornato sui miei contenuti fottutamente nostalgici. Alla prossima, ciao!